Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Sons of Valhalla, un gioco in uscita il 5 di aprile, voi lo vedrete sicuramente dopo, ma dato che sta per uscire non so dirvi ancora il prezzo. Lo vedrete dopo l'uscita perché purtroppo ho delle priorità, nel senso che ho delle scadenze riguardo alcuni giochi, quindi dovrà essere posticipato di un po'. Lo proviamo insieme, vediamo un attimino come funziona. Il gioco ha due modalità, adesso le andremo a vedere, la campagna e la modalità orda, le infinite ondate di nemici, ma non mi interessa, giochiamo la campagna. Questo è un gioco dove siamo dei combattenti vichinghi, ambiente vichingo, con la possibilità di combattere, assaltare i nemici, ma soprattutto costruire la base. Il gioco è in italiano, come vedete. Salve fratello, è passato molto tempo l'ultima volta, mi dispiace essermene andato così presto dopo il funerale di nostro padre, però dovevo badare a lei, dovevo salvarla perché è colpa mia. Non c'era, non sono riuscito a proteggerla. Spesso la sogno, incubi, la vedo davanti a me, vedo il nostro villaggio in fiamme e Valgard che la porta via. I pescatori mi hanno detto che è partito per l'Inghilterra e che ha portato molti schiavi con loro. Talora deve esserci anche lei, me lo sento, che è ancora viva. Fratello, partiamo oggi e non avrai più mie notizie per un po'. Il gioco, a livello grafico, a livello di struttura, mi ricorda molto Kingdom. O Kingdoms, insomma, quello lì. Toral, svegliati. Vediamo il tutorial. Si può giocare tranquillamente con il pad o col mouse e tastiera. Io opterò per questa seconda scelta. Noi siamo nel Valhalla. Dove sono? Perché la nave è andata in frantumi. Sei ad Asgard? Sì, siamo morti. Toral Olafsson, il regno degli Aesir. Mi chiamo Odino, padre di tutti e regnante di Asgard. Forse avrai sentito parlare di me leggermente. Quello, sì, è così, padre di tutti, ma come sono finito qui? Significa che è arrivato il momento della mia morte? Infatti, ma il tuo momento non è ancora arrivato, è ancora un incarico da completare. Raya, devo andare da lei, ha bisogno del mio aiuto. Il tuo destino è salvarlo e io ti sosterrò. Troverai delle rune lungo il tuo viaggio, reliquie del passato ormai dimenticate. Molte di queste rune miglioreranno le tue abilità e quelle dei tuoi compagni, ti darò la possibilità di individuarle. Dovresti anche cercare gli altari e rompere i loro sigilli per rilasciare le rune delle divinità. Se posso farti una domanda, perché mi stai aiutando? Beh, alcune divinità pensano che i mortali siano inutili, senza valore, e che aiutarli sia una perdita di tempo, come pensavano i greci in pratica. Io invece credo che tu possa raggiungere grandi traguardi e forse anche salvare i mondi, quello degli uomini, quello delle divinità. Se cadi in battaglia ti darò un'altra possibilità, non potrai cedere il Valhalla finché non avrai compiuto il tuo destino. Ma sappi che ogni morte richiede un sacrificio, perché perciò... per ogni nuova possibilità che ti sarà data, dovrai cedere una runa. Questa è una runa, prendita, attacca la cintura. Questa, ah, ok. Le frecce si riforniranno più velocemente. Ok, la mettiamo qua. Aggiungo la runa. Durante il tuo viaggio troverai molte rune. Sfortunatamente puoi indossare tante rune quante la tua cintura ne può contenere. Per questo dovresti tenere solo le migliori. Per indossare più rune... puoi aggiungere altre cavità alla cintura, puoi trovare queste cavità durante il tuo viaggio. Tieni, te ne darò una, prendila e dai uno sguardo alla tua cintura, usala per... ok. Per me le butti in giro, mi fai correre a destra e a sinistra. Ok, con la R apro la panoramica delle rune. Ok, queste devo sbloccarle, immagino, questa ce l'ho. Sblocca. Ah sì, posso sbloccarne una, ok. Molto bene, sei pronto. Il bifero sta alla tua sinistra, ti riporterà indietro. Buona fortuna. Si rotola. Grazie. Bene. Per tutte le divinità, i miei occhi mi staranno ingannando. Toral, sei caduto dal cielo. Cosa è successo? Dov'è la truppa? Non ricordi, la nostra nave è affondata, i nostri uomini sono tutti morti.
quindi siamo sopravvissuti solo noi due. Malauguratamente, ho già inviato un messaggio all'Underbreak per farci mandare altri uomini e nuove provviste. Sembra un po' indebolito, ok. Tieni, mangia della carne e ti rimetterai in forze. È nel tuo zaino, mangiala per ripristinare la salute. Uso la carne. Ah, me li segna in basso a sinistra, ok. Prova ad attaccarmi con un pugno leggero. Ok, attacco col tasto sinistro. Un pugno, una spadata gli ho dato. Massima potenza, colpiscimi con doppio attacco. Quindi, tieni premuto. Mi preso in pieno, un attacco doppio infligge più danno. Riprova. Ok, diminuisce rapidamente l'energia. Ok. Ah, qua c'è la mappa sotto. Ecco, come Kingdoms. Molto bene, prendi l'arco e colpiscimi. Ok. Attacco a distanza, tengo premuto. Ah, ok. Prova a resistere al mio attacco. Per fermare le frecce, poi... ok, spostiamo lo scudo. Prova a schivare. Ok. Recupererai l'energia col tempo. Mi dà una l'idromele. Ok, è nel tuo zaino. Ti aiuterà a prendere subito fiato. V. Quindi F le frecce, C la carne e V l'idromele. Beviamo l'idromele e recuperiamo. Grazie vecchio amico. Seguimi, ho trovato un luogo dove accamparsi qua vicino. Ok. Non capisco, ma non mi pare si possa saltare, si può solo rotolare. Posso fare qualcosa? Apri la cassa. Legno incantato, i tuoi edifici tranne i cancelli della città riceveranno più punti salute. Equipaggiamo qua. Ma scusa. Sono varie cinture. Per quanto riguarda l'arco. Gli edifici. Ah, ok, ok. Buono. E in alto abbiamo dei punteggi. Avvicinati al falò per conquistare il nostro nuovo accampamento. Carezzo. Dov'è il falò? C'è il cane. Ok. L'edificio dietro di me è la sala delle feste, il centro della tua città. Puoi migliorare le abilità in combattimento e alcuni dei tuoi equipaggiamenti in cambio di pezzi, che sono quelli che vedevamo in alto a sinistra. Pezzi d'argento. Alla destra della sala c'è il deposito delle provviste. Puoi fare scorta di equipaggiamenti. Prova. Ok, rifornisci. Ok, ho ripreso, penso, le boccette per curarmi. Ci serve cibo. Renditi utile e costruisci un capanno di pesca in una delle catastrofe materiali. Ok, è come Kingdoms. Possiamo farlo qua. Costruisci. Capanno di pesca. Mi chiede tot di questo e tot di legname. Vediamo, abbiamo... Ok, pezzi... Va bene. Capanno pesca. Costruisci. Bene, abbiamo i pesci anche adesso. Bella voce, sembra una caserma per poter reclutare i guerrieri. Costruisci la caserma, la costruiamo di là. Caserma. Mi servirà anche un taglialegna o qualcosa del genere. Vedo qua in alto dei teschi, qualcosa... Gli uomini dovrebbero arrivare presto. Eccoli. Graficamente bellissimo, come lo erano anche i Kingdoms. Forse questo è anche qualcosina di meglio. A livello di grafica. Eccovi qui, Thorald, dovrai accontentarti di questi guerrieri per le nostre terre per ora. Più tardi dovremo addestrare altri guerrieri tramite la caserma. I guerrieri addestrati nella tua città si recano automaticamente all'ultimo cancello. E sono un po' tronche le frasi, ma questa è una pre-release, quindi... Ok, andiamo qua e costruiremo un fortino o qualcosa. Difenderanno il cancello. Ordina agli uomini di seguirti. Shift, menu dei comandi, seguimi. Ora posizioniamo gli uomini. La nostra formazione più temuta è il muro di scudi. Può essere scelta solo se c'è almeno un portatore di scudo tra gli uomini. Vai verso la posizione segnata e ordini agli uomini di fermare il muro. Ok, andiamo qui. Muro di scudi. Ecco un'unità nemica. Ah,
tool to stop the enemy. In order to attack the enemy positions, you must command your men to attack. You can send all... Ok, si sono tonche le frasi. Cosa devo fare? Corpo a corpo. Caricheranno i nemici finché avranno conquistato un nuovo punto. O saranno morti. Gli ordiniamo di tornare in formazione. Seguitemi. Praticamente seguitemi. Ordina di nuovo agli uomini di seguirti, ok. Devo andare tra di loro. Ok. Difenderanno di nuovo il cancello, ok. Mantieni la posizione. Adesso vai, i tuoi uomini vogliono essere condotti in battaglia. Perfetto, abbiamo completato il tutorial. Accedi al cancello. Ah, ripari edificio, ok. Non so cosa devo fare, ma rifornisci equipaggiamento. Arrivano altri uomini. No, hanno portato altre cose. Accede sala delle feste. Aumentare la salute. Ah, questi sono i nostri potenziamenti, ok. Qua ci portano i pesci. Capanno da pesca. Possiamo migliorare, distruggere l'edificio. A ripararlo o migliorarlo, ok. Sì, non è niente di nuovo, insomma. Allora, carissimi uomini, seguitemi. Andiamo a conquistare. Kingdoms, per chi non lo sapesse, era quel gioco di dove, diciamo, c'erano le monetine da prendere. Muro di scudi. Seguitemi. E questa è la stessa cosa che capita a noi quando attacchiamo. Signori, muro di scudi. Finto le frecce. Fatemi curare. No, beh, 15 sono metà vita. Ok. Curati, curati, curati. Ci. Ok, ragazzi, continuate così, faccio anch'io. Non ho più frecce. Ah, si rigenerano overtime. Adesso appena abbiamo abbattuto quella, assaltiamo. Ok, vado a dargli due botte almeno. Le butto giù a mano, ok. Signori, attaccate. Tanto sono contadini, quindi. Attenzione, signori, muro di scudi, muro di scudi, muro di scudi. Oh, cazzarola. Seguitemi, ma non c'è più nessuno. Ok. Sono morti tutti i nostri qua.
Vabbè, gli butto giù la torre intanto. Poi torno indietro e vedo se possiamo prendere altri uomini. C'è anche una cassa da aprire. Tanto vedete sotto c'è la mappa, che ci fa capire che comunque siamo arrivati in un villaggio. Sta lanciando i forconi, questo è andato. Volevo finire. Questo è un po' minaccioso. E anche un po' di difesa, se vedete. Ah, la barra. No, la barra gialla credo sia. Niente, la ritirata. Torniamo indietro perché ho finito la carne, ho finito tutto. Ho bisogno di altri uomini io. C'è modo di farne arrivare altri di uomini? No, non ci stanno attaccando. Vado a sistemarli. Ok. No, non ho più uomini, non so neanche come riottenerli. Ah, ok, la caserma. Addestramento avanzato. Ripara edificio. Spadaccino. 1, 2. Non ho gli acieri. Scudi. Bellino perché qua sviluppiamo gli uomini. Ne facciamo arrivare altri. E qua li sviluppiamo lo scudo. Quindi possiamo crearne con lo scudo. No, perdonami, ma. Adesso aspettiamo che arrivi anche l'altro. Prendiamo là in due. Accarezzo il cane giusto per. Ok. Speriamo che arrivi anche l'altro. Poi do l'ordine. Non abbiamo scudi al momento. Quindi andiamo a fare. Signori, seguitemi. Andiamo. Bellino, bellino. Come controllo delle cose è veramente bello. Non so come si faccia a prendere questa roba. Oh la madonna. Ci stanno attaccando di bruttissimo. Hanno caricato l'ariete. Vediamo se riusciamo a fermarli, ma. Signori, dovete attaccare. Grazie. Vado a sistemare le retrovie io. Ci stavano facendo il paiolo, ma forse ce l'abbiamo fatta. Ok, erano arrivati. Demolite l'affare qui che ci sta demolendo il cancello. Perfetto. Accede il cancello, ripara. Abbiamo nemici nelle vicinanze. Ah sì, erano dentro l'ariete. Ok, vediamo se riesco a riparare il cancello. Ok, riparato. Ah, me ne è rimasto uno solo. Finiamo il lavoro. Hanno rimesso in piedi le protezioni qui. Adesso andiamo avanti, li abbattiamo maledetti. Ah no, ok, sono rimasti in due. Vabbè, voi distraete quello lì. Io intanto. Là, che botta che gli ha dato. Io ho paura per sti qua perché. Perché credo rigenerino le truppe così come le rigeneriamo noi. Diventa un po' Souls-like, ma non è male. Ok, è andato anche questo. E ne arrivano altri. Non è messa benissimo per noi, eh. Dovevamo amministrare meglio le truppe. Aspettate che mi curo. Prendo la carne. Morto ancora. Ok, vediamo se riesco. Bevo anche un idromele e gli finisco di abbattere questa cosa qua che però non venga qui. Quello però è facilmente prevedibile perché ha la falce, quindi fa la mega mossa e basta. Vediamo se riesco a. Torna indietro. Però avete visto che abbiamo aspettato un attimo e sono arrivati già con l'ariete, quindi molto male. Lui ha finito la stamina, vedete che la linea gialla è la stamina.
E mi ha suonato come una zampogna. Andiamo via, andiamo via. Riesco? Sì. Niente, devo tornare a curarmi a casa. E non so se ce la facciamo, eh. Non è facile, anche perché stiamo andando a fuoco. Cede la caserma, ripara l'edificio. Ok. E sono arrivati uomini, spero, perché ho bisogno di... Ho bisogno di uomini, tanti uomini. Mi serve legna. E ne produco un po'. E stanno lanciando sassi adesso, i maledetti. Ma non c'è mai fine. Cioè, prima l'ariete e poi la catapulta. Un è andato. Dai, vieni a darmi una mano anche tu, va. Non uso mai la parata, lo scudo. Ok, è andato. Niente, dobbiamo cancellarli. Cancellarli da tutto. Truppe, seguitemi. Dobbiamo andare a sistemarli. Cioè, non si prendono un po' troppa libertà. Stanno ricostruendo questo e la demoliamo. E poi gli demoliamo la torre. E poi demoliamo il mietitore là, che ha un po' rotto i maroni. Ok, la torre è andata. Vogliamo sistemare anche questo qui. Fate attenzione, per Dio. E ciao. Fuggi, gioco. Sono morto. Sono morto. Ovviamente Odino mi rimanderà giù, nuovamente. Perdendo però delle cose. Ci incontriamo di nuovo, ti darò un'altra possibilità, ma dovrai sacrificare una delle tue rune. Posso sacrificare le frecce e si rifornirà più velocemente, oppure potrei prendere questo. Sì, sacrifico quella degli edifici. Va bene, torniamo giù. Torniamo giù e vediamo com'è rimasta la situazione. Grazie. Non è facile, eh? Però è interessante. Siamo tornati qui, abbiamo gli uomini. Vediamo se mi seguono. Andiamo. Vediamo se il villaggio è rimasto nelle stesse condizioni di prima. Finché non abbiamo gli uomini con lo scudo, non riusciamo più a fare il muro di scudi. Sì, li abbiamo demolito tutto. È rimasto tutto come era prima. Attaccate. Dai, attaccate, attacca, attacca. Dobbiamo andare avanti. Signori, bisogna abbattere quel bambù lì. Abbiamo preso un po' di roba. Dobbiamo fare attenzione perché quello lì fa male, eh. Dai, che è quasi andato. Lo distraggo, voi attaccatelo. Ok, è andato. Ho sconfitto lo spaventapassero, ho preso l'obiettivo. Perfetto. Ho preso un po' di roba. Legno incantato, i tuoi edifici riceveranno più punti di salute. Ok, l'aggiungo, che è la stessa che ho sacrificato prima. Non so qua perché non me li fa prendere queste cose. Comunque direi che qui abbiamo colpo rinfrescante. Aspettate che... Vabbè, lo prendo tanto... Ripristina l'energia colpendo, ok, c'era cioè il... Ok. Così contadino, ma... Ok. C'è una cassa anche qua. Apri barile. Sono un sacco di soldi. Posso demolire la bandiera, no? No, però intanto abbiamo un... A questo ci mettiamo una vita a tirarlo giù. Però direi che li abbiamo decimati tutti.
Ah, ma da qua continuano a uscirne. Niente, non c'è mai fine. Devo andare a tornare con diversi uomini ancora per porre fine a questo. Tra l'altro, abbiamo visto così a grandi linee le abilità. Infatti c'è la caserma, posso reclutare uomini, spadaccini. Mi manca sempre il legno. Io comunque ne prendo un po' di uomini perché mi curo e poi rifornisco equipaggiamento in modo da riprendere tutto. Questo qui devo capire ancora cos'è. Stanno riattaccando di nuovo. Eh sì, arrivano in spedizione punitiva. Ragazzi, questo è un gioco veramente carino. Non innova, diciamo, il genere perché si è già visto di simile, ma la caratterizzazione del Valhalla dei vichinghi è fatta veramente bene. Spero vi sia piaciuta. E spero mi facciate sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Lo vedrete sicuramente dopo l'uscita del gioco, quindi ditemi se lo conoscevate, l'avete già preso, se avete giocato, vi è piaciuto. E con questo vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!